Iseo mantiene l'imbattibilità e passa a Bergamo contro una Maidoma XXL. Siamo con uno dei protagonisti della vittoria lacustre, René Caramatti. Come hai visto la partita? Allora, dai protagonisti non è vero, perché Lorenzo è tornato, l'abbiamo vista stasera, è stato fatto dei canestri importantissimi, compresi i tiri liberi. Comunque sapevamo che era difficile, perché XXL aveva perso la prima partita settimana scorsa e sapevamo che venire qua in casa non era assolutamente facile, perché loro dovevano vincere per forza per rimanere attaccati a noi. Io ero sicuro delle nostre potenzialità e ce l'abbiamo fatta. Siete grandi, secondo me, abbiamo giocato bene, soprattutto in difesa alla fine. Cosa avete preparato in settimana per affrontare questo avversario da un punto di vista tecnico? Cosa ha funzionato di quello che avete preparato e cosa poteva andare meglio? Ma preparati, ci siamo preparati benissimo come sempre, però loro avevano, non hanno un punto di riferimento come hanno altre squadre, sono tutti bravi anche di media, i punti sono dai 7 di media ai 12, quindi un po' tutti sanno fare il suo, insomma, quindi non era facile. Settimana prossima dove siete a mantenere l'imbattibilità? Settimana prossima in casa, aspetta, con Asola mi sembra, sì, Asola che è fortissima, ha perso solo la prima tra l'altro in campionato, dopo l'ha vinta tutte, non so stasera cosa ha fatto, però credo l'abbia vinto perché giocava in casa, non lo so comunque, con Asola che è forte, a 2 punti da noi penso. Complimenti e in bocca al lupo. Allora siamo con Coach Leone, l'allenatore di questa Iseo che è rimasta unica imbattuta del girone A della Cirelon regionale. Come hai visto la partita di stasera, cosa ti è piaciuto del tuo team e cosa invece potevate fare meglio? Ma del mio team mi è piaciuto tutto, un po' difficile dire cosa potevamo fare meglio, forse potevamo difendere meglio i primi 3-4 minuti in cui non siamo riusciti a carburare, però per da lì in poi noi abbiamo giocato secondo me molto bene difensivamente, anche nel primo tempo quando abbiamo subito 45 punti, io ho detto ai ragazzi nello spogliatoio che comunque loro erano stati superlativi in attacco, il primo tempo è stato secondo me di un livello cestistico assoluto, poi nel secondo tempo noi continuando a difendere così come abbiamo fatto nel primo, loro hanno calato un po' le percentuali e siamo riusciti comunque ad andare via anche per un fatturato offensivo che con giocatori di questa qualità è anche facile ottenere, quindi direi che siamo contenti per la partita, per la vittoria al cospetto di una signora squadra. Chi vedi come sicuro contendente per una lotta playoff che oramai vi vede chiaramente come primi favoriti? Beh, insomma, il campionato è ancora molto lungo. Io di XXL ho grandissima stima dell'allenatore in primis perché secondo me è bravissimo ed è un gruppo giocatori molto molto compatto e volitivo. E comunque siamo veramente molto molto all'inizio del campionato, io ieri ho visto Sarezzo Lumezzane, ho visto un ottimo Lumezzane, ho visto un Sarezzo che quando sarà completo sarà una squadra coi fiocchi perché ha un reparto esterno di prima qualità, Pizzighettone non è per niente fuori perché secondo me può rientrare, e così come San Sebasket e Asola che sono lì non per caso, è un campionato di buonissimo livello, noi fino adesso abbiamo fatto 5 vittorie fuori casa su 5 campi di sostanzialmente di squadre agguerrite come noi, quindi siamo molto contenti, però non possiamo dormire sonni tranquilli. Quindi se leggo bene quello che mi dici, dovreste avere un finale di girone di andata con delle partite sicuramente tutte complicate perché sempre massimo rispetto per ogni avversaria, ma forse un tantino inferiore alla caratura tecnica degli avversari che affronterete da qui a gennaio. Sì, entro certi limiti, guardando la classifica si può pensare a questo. In realtà noi abbiamo già venerdì prossimo in casa Asola, che era l'altra seconda al pari di XXL, che è una squadra che non ha nulla da perdere e che ha dentro giocatori secondo me in striscia e in gas in questo momento. Poi andiamo a Trescore, che è una squadra che con Alborghetti, il mitico Alborghetti, che è stato mio giocatore ai tempi di Pisonia e che rimpiango sempre perché è un grandissimo, è una squadra secondo me molto quadrata e solida vicino al canestro. Poi andiamo a Sarezzo. Cioè noi di partite facili, un po' perché siamo capoliste e tutte con noi giocano alla morte, un po' perché oggettivamente il valore degli avversari è buono, sonni tranquilli, non ne possiamo dormire. Bocca al lupo. Crepi il lupo. Siamo con Coach Galli al termine dell'incontro con Iseo, come è andata la partita dal tuo punto di vista?
Ma abbiamo incontrato una squadra molto forte e questo bisogna riconoscerlo, perché noi parliamo sempre della nostra squadra pensando che ovviamente vittorie e sconfitte dipendano solo da quello che facciamo noi. Di là c'era una squadra che aveva ben chiaro quello che voleva fare, che ha veramente giocatori forti, ma oltre a giocatori forti anche una solidità e una concretezza, una continuità da squadra importante, per cui questo è il primo elemento che bisogna riconoscere e sul quale costruire le valutazioni. Noi nei primi due quarti siamo riusciti in attacco ad essere abbastanza fluidi, a prendere tiri in situazioni dinamiche e quindi siamo rimasti agganciati. In difesa abbiamo fatto fatica soprattutto a tenere le penetrazioni nei primi due quarti, loro hanno spesso giocato uno contro uno e ci hanno portato fino al ferro e hanno a volte segnato, a volte raccolto tiri liberi. Nei primi due quarti secondo me è stata un po' la loro dimensione interna con le penetrazioni, con i passaggi a farci male. Nei secondi due quarti loro hanno fatto una difesa molto intensa, molto fisica, con tante azioni ripetute in cui tutti erano molto presenti e molto attenti a non lasciarci spazio, e di conseguenza la qualità del nostro attacco è scesa. Loro peraltro hanno trovato anche in situazioni difficili dei canestri importanti da Caramatti, da Oldrati, da Zanini anche, che nelle situazioni in cui provavamo a tornare lì ci hanno ricacciato indietro. Siete stati comunque sempre tonici e, come commentavo in tribuna, quando c'è stato un momento in cui almeno 12 un'altra squadra probabilmente avrebbe mollato gli ormeggi, voi siete stati bravi e siete comunque rimasti un'altra volta attaccati alla partita, rientrando almeno 6 con 2 triple, una di Caffi e l'altra credo di non ricordo chi. Sì, no, ma non l'ho detto subito, non ho granché da recriminare, perché la partita l'abbiamo giocata, non abbiamo avuto grandi momenti di buio, di incapacità di stare con la testa nella partita. Poi quello che produci in attacco e in difesa è frutto anche di quello che fanno gli altri, cioè gli attacchi fatti male da noi sono spesso corrisposti a delle difese in cui loro ci hanno allontanato le ricezioni, cancellato le linee di passaggio, difeso bene sul pick and roll, ci hanno impedito di andare a tirare dentro l'area, quindi sono tutte cose di cui bisogna tener conto, ma mentalmente e nella produzione del gioco la squadra c'è stata e non ho tanto da recriminare ai ragazzi, perché ripeto, bisogna riconoscere che di là c'era una signora squadra e ha meritato di vincere. Sì, visto dal di fuori ti faccio i complimenti, perché comunque il sistema Galli si vede che funziona anche nonostante che alcuni giocatori importanti non ci siano più, e soprattutto le due sconfitte sono venute comunque contro due squadre di altissimo livello, per cui sappiamo che per arrivare dove siete abituati a arrivare la regolarità è la cosa più importante. Sì, rispetto alla sconfitta di settimana scorsa secondo me abbiamo fatto un bel passo in avanti, perché là il punteggio è stato un po' bugiardo, nel senso che è stato un po' generoso con noi, a un certo punto eravamo a meno 25, anche lì non abbiamo mollato, siamo tornati a meno 6, però nella nostra capacità di stare attaccati alla partita oggi abbiamo fatto decisamente un passo avanti. Dicevo ai ragazzi, prima di queste due partite qua sapevamo che era difficile poterle vincere entrambe o anche solo una delle due, però era importante venire in campo contro squadre di questo livello qua e capire se effettivamente la strada che stiamo percorrendo è quella che ci può portare a lottare per stare nelle prime quattro. Dopo queste due partite, soprattutto dopo quella di stasera, dico che se abbiamo la forza di continuare a lavorare in palestra possiamo veramente giocarcela con le prime 6-7 squadre del girone. Bocca al lupo. Crepi, ciao.